Eccoci di nuovo. Allora, come potete leggere dal titolo, vi parlerò dei prodotti finiti, prodotti tutti bio. Questi tipi di video io caricherò periodicamente, non mensilmente, perché penso che magari parlare soltanto dei due prodotti e caricare magari un video che duri soltanto alcuni minuti non valga la pena. Quindi ci vedremo quando avrò qualcosina in più da farvi vedere. Allora, iniziamo subito. Vi parlerò di questi due prodotti, entrambi della marca Alverde. Alverde si trova all'estero nei negozi del DM. Si trova in Germania, in Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e anche in Slovenia, se non erro. Sono dei negozi come qui da noi l'acqua sapone. Allora, questo è un shampoo e questa fa parte della stessa linea, è il suo balsamo. Entrambi i prodotti contengono aloe vera e l'ibisco. Mi sono piaciuti abbastanza. Il shampoo fa il suo dovere, mi ha lavato bene i capelli, non fa chissà che schiuma, ma d'altronde questo si aspetta di un prodotto bio, insomma, un shampoo bio. E questo balsamo invece mi ha ammorbiditi i capelli e mi ha resi pettinabili, quindi sono entrambi promossi e probabilmente li ricomprerò tutti e due. Allora, mi è stato inviato un campioncino della Saponaria, un bio balsamo semi di lino, esatto, e di mandarino. Anche questo mi è piaciuto abbastanza. Ora il prodottino è poco, ho fatto due lavaggi, cioè due applicazioni di questo balsamo, però mi è piaciuto, quindi molto probabilmente prenderò la versione normale, il flaconcino. Allora, il prossimo prodotto è un detergente intimo della marca Sensur. Questo non ha una certificazione, non si può dire che è un prodotto bio, però ha degli ingredienti buoni, ottimi, accettabili, quindi ho voluto provare e mi è piaciuto. Vi faccio vedere, insomma, l'inci, spero che riusciate a vedere. Fate un fermo immagine e leggetelo. Allora, il prossimo invece, questo prodotto non mi è piaciuto, è la crema corpo idratante della Vivi Verde. La crema quando lo mettete fa la scia bianca e ci mette un bel po', insomma, si assorbe dopo un bel po' di tempo. E no, questo decisamente non mi è piaciuto. Ci ho messo anche un po' di tempo per finirlo. L'altro prodottino è il sapone di Aleppo. Io anche questo l'ho trovato qui da noi al CityPer e questo sapone mi è piaciuto molto. È un sapone senza profumo, senza odore e lava bene e è morbida, non so come definirlo, abbastanza morbida. Si scioglie subito sulle mani, però mi è piaciuto molto. Il prossimo prodotto è della marca Badger. Questo è un protettivo labbra che io ho utilizzato quest'estate e ha un SPF 15. Purtroppo il prodotto è totalmente bianco e vi faccio vedere, forse si vede ancora un po' di prodotto all'interno. È così bianco, mi sono diventate anche le labbra. E dovevo stare molto attenta a come applicavo e la quantità che applicavo, insomma, sulle labbra e piano piano sono riuscita a finirlo. Però no, per questo motivo non mi è piaciuto. Non lo ricomprerò sicuramente. Il Bocciato. prossimo prodotto è un idrolato di Rosa Damascena. Io questo idrolato avevo acquistato sul Aromazon. Per sé il prodotto è ottimo, idrata bene la pelle, specialmente con il calore da sollievo, eccetera. Unico problema, unica pecca di questo prodotto che è il profumo è troppo forte. E utilizzando sul viso io purtroppo
avevo quasi la nausea per questo odore profumo così stomachevole. E alla fine ho finito utilizzando esclusivamente sul corpo. Sul corpo è ottimo, consigliato, però chi come me non riesce a sopportare il forte profumo della rosa, non lo consiglio assolutamente. Io adesso sto utilizzando un tonico della Martina Gephardt che è fatto di rose. Quello è abbastanza delicato e buono, riesco a utilizzare anche sul viso, insomma. Il prossimo prodotto, appunto, visto che stiamo parlando della Martina Gephardt, è la cremina di aloe vera. Allora, questo io l'ho utilizzato per dire anche giorno e notte, per dire. È un prodotto ottimo, veramente buono e l'ho finito in pochissimi mesi. Ci sono delle persone che non amano i prodotti della Martina Gephardt perché sono abbastanza molto oleose, le creme sono ricche e quindi mettendo sul viso risulta il viso lucido. E si mette un po' di tempo a assorbire la pelle questo tipo di crema. Io l'ho utilizzato in quantità minime e preventivamente prima di applicare la cremina mettendo un idrolato o un tonico insomma sul viso e applicando così la cremina si assorbiva abbastanza velocemente e assolutamente io lo consiglio. Un altro prodotto è sempre dell'Alverde. Questo è uno struccante per gli occhi bifasico. Qui c'è anche il logo della DM. È assolutamente buono, strucca bene gli occhi, non brucia. Mi è piaciuto molto. Il prodotto è soltanto 100 ml, però d'altronde per gli occhi basta. Io sinceramente l'ho utilizzato anche su tutto il viso. Perché mi è finito il prodotto per struccarmi, quindi alla fine l'ho finito, insomma, struccando tutto il viso. Anche questo è un prodotto che appena posso e posso arrivare, insomma, a un negozio DM, lo ricomprerò sicuramente. Il prossimo prodotto l'ho utilizzato subito dopo l'estate per mantenere un po' di bronzatura. Anche se io non vado molto al mare, relativamente vicino, sono vicino, insomma, abito vicino, però no, al mare ci vado veramente poco. Quindi quella poca bronzatura che ho preso quest'estate, ho cercato di mantenere con questo prodotto, dell'Aloe Vera, che è un autoabbronzante. Assolutamente consigliato, non macchia, non unge, lo mettete sul viso e corpo e dà un leggero abbronzatura che dura abbastanza a lungo. Io l'ho applicato, come dicevo, dopo l'estate e il prodotto mi è durato qualche mese, insomma, e anche questo lo ricomprerò sicuramente prima che inizi l'estate, così. Do un leggero colore al viso e almeno un po' anche al corpo, insomma. Adesso, pescando tra i vari prodotti che volevo farvi vedere, ho trovato un altro shampoo dell'Alverde. Anche questo ho finito e anche questo ottimo. Anzi, adesso lo ricordo e questo mi è piaciuto molto di più rispetto a quest'altro. E questo era indicato per i capelli colorati. Io purtroppo li tingo, faccio tingere i miei capelli, faccio la tinta chimica. Quello purtroppo ancora non sono riuscita ad eliminare perché purtroppo ho i capelli bianchi. Non so se colora, mi sa l'HD che fa la tinta, quella NE. E non l'ho mai provato anche perché chi l'ha fatto spesso diceva che fa un leggero
fa tingere i capelli rossi, insomma. E non so, fatemi sapere se è veramente così. Io ho i capelli biondo scuro, leggermente, è anche la tinta, insomma, più o meno questo che sto facendo. I capelli miei sono anche di questo colore, forse leggermente più scuri. E ho visto che sull'Ecoverde sempre che vendono dell'HD Lenné biondo, biondo scuro mi pare che c'è. Fatemi sapere se avete già utilizzato questo tipo di prodotto. So che la prima volta deve passare almeno 3 mesi dopo la tinta chimica per poter utilizzare insomma l'Enne dell'HD. Sono veramente curiosa, ho sentito vari pareri. Chi piace, chi non piace quel tipo di colorazione naturale, insomma. E questo shampoo invece, torniamo all'Alverde, mi è piaciuto veramente molto. Forse faceva anche più schiuma relativamente, insomma, di quell'altro che vi ho fatto vedere. Allora, cosa contiene? Sicuramente Camberry, che in italiano non so come si chiamano, e qualcos'altro, l'Indemblüte. Non lo so che cosa significhi, comunque il shampoo era assolutamente buono. Questo lo consiglio. Sicuramente prenderò questo e non quell'altro con aloe vera e l'ibisco. Questo mi è piaciuto molto di più. Allora, qui io ho finito tutti i prodotti che volevo farvi vedere. E sicuramente ci vediamo anche con questo tipo di video. Tra qualche mese, diciamo, così riesco a finire alcuni prodotti e farvi vedere. Ok, io vi saluto e commentate, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se utilizzate qualche prodotto che vi ho fatto vedere e ci sentiamo alla prossima. Ciao!